Nonostante tutto, la 94esima edizione della stagione lirica dell'Arena di Verona è partita con l'allestimento spettacolare della Carmen di Bizet per la regia di Franco Zeffirelli. Numerose come di consueto le personalità presenti, tra cui il presidente del Senato Piero Grasso, per l'apertura di un cartellone mai così tribolato a causa della difficile situazione degli enti lirici che ha portato quello Scaligero ad un passo dalla liquidazione. Si è giunti al commissariamento con l'arrivo di Carlo Fuortes, sovrintendente dell'Opera di Roma, e all'ultima che, scongiurando la liquidazione, ha portato i lavoratori dell'Arena ad accettare il piano di risanamento che consente di accedere ai benefici della legge Brai, secondo cui è prevista tra l'altro la riduzione fino al 50% del personale tecnico e amministrativo in organico al 31 dicembre 2012, nonché una razionalizzazione del personale artistico e la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore. Un'intesa certificata 8 giorni prima dell'inizio del festival. Alla fine grandi applausi per la Carmel nel monumentale allestimento zeffirelliano, come detto, con la direzione del maestro Wu Chong. Per dirla con il commissario Fuortes, la forza della lirica è stata superiore a qualunque ostacolo.